Martedì 26 agosto, gli oltre 100 partecipanti alla 15ª Convocazione Fraterna Nazionale dei post-novizi e studenti cappuccini italiani hanno fatto sosta a Caltagirone per incontrare Monsignor Peri, vescovo cappuccino di Caltagirone, e visitare la città che ha dato i natali al venerabile padre Innocenzo Marcinò. A conclusione della tappa calatina, alle ore 19, Monsignor Peri ha presieduto la celebrazione eucaristica in cattedrale. I frati hanno ogni 2 anni una convocazione nazionale dei post-novizi, cioè degli studenti cappuccini, su una tematica che permette loro non solo di incontrarsi, ma anche di riflettere, di attualizzare il momento della loro formazione. Io ho parlato con loro un poco di quello che può essere il senso della testimonianza e della profezia della vita religiosa in un tempo come il nostro, in cui veramente abbiamo bisogno di una testimonianza efficace, di una profezia aderente all'uomo, ma anche capace di immettere tutte le potenzialità che il Signore e la Nuova Gerusalemme può dare a questa nostra esperienza. Poi termineremo con la celebrazione eucaristica alle ore 19 per raccogliere attorno all'Eucaristia questo momento altamente formativo, qual è quello di passare dalle parole ai fatti, dunque al fare questo in memoria di un Dio che per amore ha saputo superare anche la croce e la stessa morte. La convocazione, ci spiega Fra Enrico Maiorano, responsabile del servizio segreteria e comunicazioni, riunisce ogni 2 anni tutti i giorni frati cappuccini italiani in formazione, post novizi e studenti, per una settimana di fraternità, confronto, riflessione e preghiera. Ogni 2 anni viviamo l'evento della Convocazione Fraterna Nazionale, che ci vede riuniti tutti i giovani frati in formazione d'Italia. È l'evento di formazione un po' più importante per noi giovani frati cappuccini, che ci vede appunto raccolti, e lo viviamo ogni 2 anni, una volta al nord, una volta al centro, una volta a sud Italia. E avete deciso di fare tappa anche a Caltagirone. Quali sì. Le motivazioni e come avete trovato la città? Beh, la motivazione è andare a trovare il nostro vescovo cappuccino, Monsignor Calogero Peri. Ecco, un po' sentire qualche parola da lui sul suo apostolato qui in terra siciliana. Questa 15ª edizione è stata ospitata a Masca Lucia dal 25 al 30 agosto, presso la casa per esercizi spirituali dei padri passionisti. L'incontro, che ha visto coinvolti più di 100 giovani frati italiani accompagnati dai relativi formatori e superiori, ha avuto come tema la nuova evangelizzazione. Quest'anno il tema è: li chiamò perché stessero con lui e per mandarli a predicare. In fondo possiamo dire il tema dell'evangelizzazione, della nuova evangelizzazione, che in questo momento tiene tanta attenzione nella Chiesa. Quest'anno c'è la proposta sulla nuova evangelizzazione e sul nuovo modo di vivere il Vangelo, seguendo anche le tracce di Papa Francesco, ovviamente, che ci lascia sempre spiazzati su ogni domenica. L'incontro è stato anche l'occasione per un breve giro turistico nella città. Abbiamo la possibilità di offrire loro anche uno spaccato di bellezza, appunto, di questa nostra bella città. In questo raduno avete trovato il tempo per fare tappa anche a Caltagirone? Sì, abbiamo voluto fare questa tappa a Caltagirone per trovare il nostro vescovo cappuccino Calogero Peri e ovviamente ammirare la città di Caltagirone. Cosa avete visitato qui a Caltagirone? Ma a dire la verità abbastanza un po' poco: il centro, la Scala, siamo andati nel nostro convento dove c'è il padre venerabile Innocenzo da Marcinò.